Questa notte Palermo è stato sferzato da un vento eccezionale, una cosa incredibile. Abbiamo avuto una palazzina caduta a Borgo Vecchio, abbiamo avuto il crollo di una parete di cartongesso, un pezzo di tetto all'aeroporto di Palermo e abbiamo avuto centinaia di crolli di alberi, di pezzi di alberi e di rami in giro per la città. Ora è vero che contro questi eventi eccezionali c'è poco da fare, ma è pure vero che una potatura corretta, un'attenzione corretta del verde avrebbe potuto limitare i danni. D'altra parte, a Palermo gli alberi cadono pure quando non c'è vento. Sette potatori rispetto a 70.000 alberi è veramente nulla. C'è un arretrato incredibile e lo vediamo tutti, le luci che sono coperte dagli alberi. Bisogna investire in questo settore perché gli alberi invecchiano esattamente come le persone. Non si può abbandonare in questo modo una città e c'è il rischio che le persone si facciano male o c'è il rischio che poi in serate particolari come quelle il problema sia veramente diffuso.